fusione o di una scissione. Stiamo parlando della valutazione di un'azienda ai fini della cessione a terzi oppure ai fini di acquisire la quota dell'altro. E poi ci sarà la casa, che è la cosa forse più facile da analizzare, e poi ci sarà il conto in banca, e lì si metteranno a discutere sul fatto che come faceva la mamma a spendere 3.000 euro al mese quando tu vivi in casa con lei, ti stava mantenendo, è un anticipo della realtà. E poi ci sarà tutto quello che troveremo, la casa al mare, gli ori, gli orologi, stiamo parlando di realtà complesse, no, basta avere un orologio, una casa, un'azienda, e basta che questa azienda sia la fonte di reddito di uno solo dei coeredi, per cui le dinamiche negoziali sballano completamente. Allora la mediazione familiare potrebbe rappresentare veramente uno strumento importante, ma non a sé stante. Uno strumento importante da condurre e gestire all'interno delle maglie della procedura di mediazione civile. Perché l'invito che io mi sento di fare, ma mi sento di farlo con il cuore, perché mille procedimenti di mediazione, direi che 750-800 sono gli avvocati che li portano in incapo. E quindi io ho una grande stima nei confronti della figura dell'avvocato, ma mi accorgo anche che ci sono avvocati che la mediazione la utilizzano, la conoscono, la sfruttano in tutte le loro potenzialità, avvocati che la conoscono meno, lì va benissimo. Noi abbiamo 34 sportelli territoriali in tutta Italia, dove vogliamo che non vengano soltanto i cittadini che sono ben accetti, che non vengano soltanto i vari professionisti, ma che vengano anche gli avvocati, perché se noi facciamo mediazione tutti i giorni e l'avvocato una volta al mese, perché fa anche molte altre cose, penso che sia abbastanza naturale che venga da noi e ci chieda qualcosa sulla procedura, è il nostro mestiere, e quell'avvocato non dimostra non preparazione, dimostra consapevolezza dell'importanza di conoscere uno strumento, magari aggiornato all'ultimo orientamento giurisprudenziale del giorno prima. Quindi per noi siamo bene. Però c'è anche una importante categoria, parte di questa categoria, che è la mediazione della sfruttata. E siccome le mediazioni si fanno almeno in due, io devo sperare di avere almeno due avvocati che conoscano lo strumento, altrimenti ne ho uno che va in una direzione e l'altro che cerca di osteggiarlo, quando ne ho entrambi che osteggiano. Devo anche dire che negli ultimi 7 anni la crescita in termini di conoscenza di questo strumento è stata progressiva e tangibile, quindi sempre di più si apprezzano le competenze dell'avvocato all'interno del procedimento di mediazione. Però l'importante è importantissimo conoscere questo strumento come contenitore all'interno del quale inserire le controversie, abbandonando la logica dell'obbligatorietà. Una delle cose più opportune che si potesse fare in tema di mediazione non è introdurre l'obbligatorietà, che io credo rappresenti un'importante opportunità per la conoscenza di questo strumento. Quindi io sono pro mediazione obbligatoria, ma è un parere tutto mio personale. La mediazione funziona meglio quando non è obbligatoria. Funziona meglio quando è uno strumento scelto dalle parti che ritengono effettivamente che grazie a quel contenitore possono ottenere dei risultati. Allora, tra il non farla e farla obbligatoriamente, preferisco il farla obbligatoriamente, ma tra il farla obbligatoriamente e il farla perché il mio avvocato mi ha portato ritenendo che quello strumento sia, a prescindere dall'obbligatorietà, lo strumento migliore, perché posso amministrarla anche se la controparte non partecipa, perché posso amministrarla anche se la controparte si presenta senza l'avvocato, perché posso amministrarla verbalizzando il comportamento stragiudiziale e facendo delle proposte che possano rimanere agli atti a futura memoria per il magistrato che dovrà estrarre elementi ai fini delle spese legali processuali, perché posso chiedere la proposta del mediatore che potrebbe condannare anche la parte di vincitrice in giudizio al pagamento delle spese legali processuali, perché posso fare consulenze tecniche e mediazione potenzialmente riutilizzabili in giudizio. Oggi vi dico perché posso avere due mediatori, uno competente in materia tecnica e uno che parla la lingua del mio avvocato. Oggi vi dico perché è possibile anche pensare di dipanare le dinamiche di natura familiare all'interno del procedimento di mediazione civile. Come? In due modi. Pensiamo alla nomina di quel tecnico che deve valutare il volume di questa stanza. Se ho bisogno di un supporto squisitamente legato alla mediazione familiare, allora nominerò un mediatore familiare al fianco del collegio mediatore, e questo inevitabilmente rappresenterà comunque un costo in più della procedura, e bisogna valutare se questo maggiore costo rappresenti un equivalente o superiore valore aggiunto.
una struttura di mediazione dove potrebbero esserci queste dinamiche, io vi dico il diritto societario, certamente sì, perché quando il diritto societario è nella realtà del nostro territorio, io arrivo da Milano, Bergamo fa parte del mio origine perché mia madre è di Ranica, pertanto conosco bene questo territorio, ma la realtà aziendale, anche delle aziende che esportano, anche delle di quelle che sono viste sul mercato come multinazionale, non guardare le compagnie sociali e i componenti del consiglio di amministrazione, sono famiglie o famiglie allargate. Quindi pensare che nel diritto societario non ci sia un importante componente di mediazione familiare è, come dire, non guardare un problema per come realmente è. Divisioni patrimoniali, divisioni patrimoniali per ogni volta che ci sono di fronte a persone che hanno un legame, che non è un legame puramente professionale, il tema è un tema quantomeno meritevole di attenzione. Come sono i rapporti tra le parti? Qual è il rapporto di cooperazione tra le parti? Poi la dottoressa Borghetti, nel suo ruolo di psicologa, sottolineerà come ci sia una sorta di inganno nella definizione, no? Mediazione familiare non è soltanto quando le dinamiche sono familiari, ma quando le dinamiche sono interpersonali, quindi anche due soci che lavorano da 30 anni insieme, ma che non sono parenti, le dinamiche della mediazione familiare sono spendibili nelle dinamiche negoziali di questi due soci. Non penso alle controversie in materia del diritto assicurativo bancario, evidentemente, ma un affitto d'azienda, un affitto d'azienda si tratta di capire tra chi e chi. E poi, anche se fosse tra due soggetti totalmente estranei, quante aziende sono intestate a prestanomi e gestite realmente dalla moglie o dal marito che per mille motivi non è importante che non compaiano? In giudizio io porto l'intestatario, l'intestatario del contratto. In mediazione io convoco l'intestatario del contratto, ma posso anche mediare con il reale gestore dell'azienda. Quindi affitti d'aziende, divisioni patrimoniali, e nei patrimoni troviamo tutto, tra cui le aziende, tra cui l'immobile, tra cui i beni mobili. Ecco, non vedo questi strumenti, non riesco a vedere questi strumenti come impermeabili gli uni dagli altri. Mi spaventa un po' la mediazione familiare fatta fuori dal procedimento di mediazione civile, perché quando ho neutralizzato i rapporti tra le parti, poi da qualche parte devo ritornare. E allora cosa farò? Lo faccio nell'ambito di una negoziazione assistita? Ma, insomma, la negoziazione assistita è fortemente spersonalizzata. Non c'è l'obbligo della condivisione dei temi fra le parti, può essere gestita totalmente tra gli avvocati, non c'è il ruolo del terzo imparziale, non ci sono le sessioni separate, che sono quel momento del procedimento di mediazione civile dove le parti piangono.